E si muoveva rapidissimamente, attraversava tutto il cielo e scompariva, sentiva e questa proprio un grande entusiasmo, sia per una grande avventura umana, ma anche perché eravamo tutti di sinistra. Nel 57 mi trovavo a Berkeley in California, mi stagionando per ricerche, e mi ricordo che dei medici di molto bisogno mi dicevano: è possibile, ma non è vero, non è possibile che i medici abbiano mandato un satellite, è impossibile. Insomma, non ci voleva credere, ma cercava di fare. Mi ricordo appunto un altro grande successo, che per la prima volta nel 59 una sonda sovietica girò dietro la Luna e ci mandò le immagini della faccia nascosta della Luna. Quindi pensate, dopo milioni di anni l'uomo aveva visto solo la faccia visibile della Luna, quella che l'attrazione terrestre è obbliga, sente la Luna a guardare la Terra, per la prima volta si è visto com'era l'altra faccia della Luna, su cui i romanzieri avevano fantasticato. Certo. E che è abbastanza diversa poi dalla parte che è abbastanza diversa, nel senso è molto più scabra, più vita di montagne, vita di capelli, ma questo probabilmente è dovuto proprio all'attrazione gravitazionale della Terra, che ha in certo senso livellato la faccia rivolta verso la Terra. Comunque, diciamo, nel 59 è stata una grandissima impresa, come si fa andare avanti. Senta, tra le novità abbiamo sentito che tra gli 8 nuovi astronauti pronti a partire c'è una donna italiana. Grande successo per l'universo femminile. Certo. Ma diciamo fa piacere vedere c'è una ragazza finalmente italiana che va nello spazio. Senta. È un esempio, diciamo, per tutte le donne italiane. Ci sono delle carriere migliori a fare le veline. Senta, lei che è una grande donna di scienza, è possibile secondo lei conciliare l'aspetto religioso umano con la scienza? Ma certamente, perché sono su due piani completamente diversi. Uno scienziato può essere ateo, come sono io, può essere credente, può essere agnostico, perché lo scienziato si occupa di fare esperimenti, osservazioni per capire quali sono le leggi che regolano l'universo, la Terra e il nostro corpo. Poi uno può avere fede e pensare che tutto questo è opera di Dio, oppure può pensare che è frutto del caso, della materia. Quindi sono per cose personali. La fede è una cosa personale, sia la fede sia la non fede. Senta, quali sono le novità astronomiche e astrofisiche che ci dobbiamo aspettare? Le novità astronomiche? Beh, è stato lanciato ora il satellite Planck per studiare e vedere in più dettaglio le immagini dell'universo bambino, dell'universo all'età di 400.000 anni, e a questo hanno collaborato grandemente istituti di Trieste, l'Osservatorio Astronomico, la SISA, il Dipartimento d'Astronomia, e poi abbiamo problemi di capire che cos'è la materia oscura che domina l'universo, che cos'è l'energia oscura che accelera l'espansione. Sono tutti problemi aperti che forse in questo secolo riusciremo almeno in parte a risolvere. Perché sono di sinistra? Perché io sempre penso alla giustizia, e quindi io credo che un governo, un politico abbia come compito principale quello di dare a tutti le stesse opportunità, indipendentemente dal sesso, dall'età, dalle condizioni economiche, e chi è più povero, chi è più disgraziato deve essere aiutato a avere gli stessi diritti che hanno chi è nato più fortunato. Grazie mille, complimenti. Come mai sei venuta a seguire questa conferenza? Cosa ti piace della professoressa?
Mi piace molto il suo modo di esprimere, che è semplice, adeguato a tutti, perché anche noi giovani possiamo capire, al contrario di molte persone che magari utilizzano un linguaggio molto ostico per noi. Invece lei, con il suo modo di fare, appassiona molto anche i ragazzi. Grazie. Due mostre nello stesso scenario, come vogliamo commentare? Ma innanzitutto posso rispondere soprattutto per la mia mostra, il cui titolo è proprio Patria e Nazioni, nell'opera del principe ereditario Rodolfo. Quest'opera si sposa proprio perfettamente in questa rassegna, il cui titolo per l'appunto è Patria e Nazioni, perché presenta l'opera voluta fortemente dal principe ereditario Rodolfo d'Asburgo, figlio di Francesco Giuseppe ed Elisabetta, che diventa nei suoi 24 volumi un'opera monumentale in cui tutti i popoli della duplice monarchia si presentano con le loro tradizioni, lingua, cultura, nell'ambiente in cui vivono, accomunati dal forte sentimento di patria. Dentro